tutti e bentornati sul canale. Scusate il rumore di sottofondo, ma in realtà è la lavastoviglie che sta in funzione e quindi ho deciso di registrare questo video mentre stavo appunto facendo la lavastoviglie. Spero non sia un problema e spero che si senta tutto bene. Si avvicina Natale e come ben sapete durante questo periodo io vi propongo tanti video appunto inerenti alle idee regalo fatte in casa. Ovviamente tutte idee regalo molto semplici da realizzare, economiche e fatte ovviamente con il cuore. È uno dei primi tutorial e sono davvero felice di farvelo vedere perché secondo me è un'idea regalo molto molto utile. Infatti io ho pensato di fare questo pensiero a degli amici che amano cucinare e sono sicura che appunto utilizzeranno tantissimo questo pensiero. Si tratta di creare dei sali aromatizzati. Io ho creato 3 sali aromatizzati, di cui un sale rosa dell'Himalaya aromatizzato al pepe e all'amice, che è questo qui rosa, un sale aromatizzato alla vaniglia, infatti è molto particolare, poi vi dirò come si può utilizzare, e un sale aromatizzato agli agrumi. Questo è facilissimo perché ovviamente è molto più versatile. E invece del sale, per esempio, se non vi piace o magari sapete che quella persona fa più dolci, potete trasformarli in zucchero aromatizzato. Per esempio, invece di fare il sale aromatizzato alla vaniglia, potrebbe tranquillamente diventare uno zucchero a velo aromatizzato alla vaniglia. Infatti, dal momento che inizierò i preparativi per i biscotti di Natale, ho deciso anch'io di fare uno zucchero aromatizzato, questo invece è alla cannella e all'amice. Insomma, bando alle ciance, vediamo come si realizzano perché servono pochissimi ingredienti e sono davvero facilissimi da realizzare, si preparano in un secondo. Allora, partiamo subito dal sale aromatizzato agli agrumi. È facilissimo, come vi dicevo, basta avere 2 agrumi in casa, quindi un'arancia e un limone. Di questi ci servirà solamente la buccia, quindi lavate bene la buccia e asciugatela, poi prendete un piatto, la ricoprite di carta assorbente, ci mettete la buccia tagliata senza la parte bianca e questa andrà in microonde, ovviamente coperta sempre di carta assorbente. Il microonde è a 650 watt per 5 minuti, se non avete microonde dovete farlo in forno e qui il processo è un po' più lungo, 80 gradi per circa 2 ore, mescolando di tanto in tanto. Una volta che la nostra buccia si sarà completamente asciugata, la fate raffreddare, la mettete all'interno di un mixer, io sto utilizzando il Bimby perché trita molto bene, ma potete tranquillamente utilizzare un mixer, un tritatutto. Ci mettiamo 70 g di sale all'interno, utilizzo quello grosso, e tritiamo per 20 secondi alla massima velocità. Se preferite potete anche lasciare il sale grossolano e mescolarlo, quindi non per forza dovete tritarlo, però in questo modo diciamo che l'agrume si mescola meglio al sale. E questo potete utilizzarlo nei risotti, nel pesce, sulle verdure, insomma dove più preferite. Se volete fare la versione dolce basta sostituire il sale con lo zucchero e potete utilizzarlo per esempio nella preparazione di creme. Io metto uno spago per chiudere bene il vasetto e poi ci vado ad attaccare un'etichetta. Passiamo al sale aromatizzato alla vaniglia. Anche questo facilissimo, basta avere una bacca di vaniglia. Io questa l'ho presa alla Lidl, quindi al momento la trovate. La tagliate in 3 parti, la mettete all'interno del mixer insieme sempre a 70 g di sale grosso. Utilizzo questa quantità perché i miei vasetti sono piccoli. Se volete potete tranquillamente raddoppiare le dosi. Tritate sempre per 20 secondi alla massima velocità e il vostro sale alla vaniglia è pronto. Questo sale è ottimo sulle verdure per dare un pizzico di sale nei dolci, quindi è perfetto, o anche sulla carne o sui crostacei. Sale aromatizzato al pepe e all'anice. Vi occorrerà del sale rosa, se non lo trovate tranquillamente potete utilizzare il sale grosso normale, del pepe bianco o pepe rosa, le bacche quindi se le trovate ancora meglio, giusto un cucchiaio raso e dell'anice stellato, una stellina basterà, anche questa io la trovo alla Lidl al momento. Tritate tutto 20 secondi alla massima velocità.
Questo sale rosa, aromatizzato all'anice, è perfetto sul pesce. Non trovo altri abbinamenti, ma se vi viene in mente qualche idea, scrivetemelo giù nei commenti. I nostri tre sali aromatizzati sono pronti. Anche qui metto l'etichetta e adesso vi faccio vedere una versione di zucchero aromatizzato. Io ho scelto questo zucchero aromatizzato alla cannella e all'anice. Siccome avevo un po' di cannella a casa, da Tiger, ho preso 70 g di zucchero, ci ho messo una stecca di cannella, due stelle di anice stellato e anche qui ho tritato per 20 secondi alla massima velocità. Ecco qui uno zucchero davvero molto goloso perché è perfetto sui biscotti di Natale. Essendo molto speziato, ricorda proprio quel sapore di Natale. Allora, come avete potuto vedere, sono davvero facilissimi da realizzare e anche da regalare. Li trovo, come vi dicevo, un regalo davvero molto economico, ma soprattutto molto molto utile e originale. Sono davvero variabili, nel senso che potete davvero metterci le spezie che preferite all'interno, anche se riuscite a trovare spezie un po' più particolari. Allora ragazze, spero che come primo tutorial natalizio vi sia piaciuto. Se non vi volete perdere tutti gli altri che ho in serbo per voi, perché sono davvero tanti e tutti anche molto molto carini e originali, se non ve li volete perdere ovviamente iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per essere aggiornati sui nuovi video quando verranno appunto caricati e seguitemi anche sui social se avete Instagram o Facebook, io vi aspetto. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto e se proverete a realizzarli. Io vi mando un grosso bacio e alla prossima, ciao!